Giovedì 5 maggio. Gesù continua a parlare alla folla, continua a parlare a noi che siamo increduli, chiusi e indisponibili relativamente a un messaggio semplice che ci invita alla conversione, a lasciarci andare al suo messaggio di salvezza, di vita eterna. È il Vangelo di Giovanni. In quel tempo disse Gesù alla folla, a tutte le genti, non a una particolare realtà religiosa, alla folla, a ogni essere vivente. Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato. Dunque, l'andare a Gesù è un movimento che nasce dal lasciarci andare alla dimensione del Padre, il Padre che ci invita nella sua infinita benevolenza, misericordia e dimensione dell'amore. È Lui che ci porta a Gesù, non noi con le nostre intenzioni e volontà molto spesso distorte ed egocentriche, chiuse alla dimensione della trascendenza. Siamo chiamati a lasciare spazio in noi per accogliere quella chiamata. Non è un nostro pregio, un nostro merito, quello di accogliere la fede. Non siamo noi che costruiamo la fede. È il fare il vuoto dentro di noi che permette a quel Padre, al Padre, di condurci alla visione, al messaggio di Gesù che appartiene al Padre, che l'ha mandato. Noi non scopriamo Gesù attraverso noi stessi, ma attraverso il Padre. È una realtà antropologicamente fondamentale per il nostro modo di interpretare la nostra esistenza su questa terra. E colui il quale appunto viene a Gesù perché è attirato dal Padre. Io, dice Gesù, lo risusciterò l'ultimo giorno, nell'ultimo giorno, laddove l'essenza della vita splenderà. Sta scritto nei profeti, e tutti saranno istruiti da Dio. Tutti saranno istruiti da Dio. Noi invece costruiamo una conoscenza a nostra immagine e somiglianza. Non ci facciamo istruire da Dio. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da Lui viene a me. È la precondizione. Lasciarsi andare e aprirsi alle istruzioni di Dio che permette di arrivare a Gesù. Non perché qualcuno abbia visto il Padre, solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. Noi il Padre non lo vediamo. Ed è difficile per noi lasciarci andare a ciò che non vediamo. In verità, io vi dico, chi crede alla vita eterna, ma credere significa porsi nella dimensione della disponibilità a farsi istruire da un Dio che non vediamo. Noi siamo gli esseri dell'apparente concretezza, che non vedono neanche i disastri che fanno. E invece siamo chiamati a farci istruire da ciò che non vediamo. Io sono il pane della vita. Ancora una volta Gesù ci ricorda che lui rappresenta il pane della vita, cioè l'essenza della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna del deserto e sono morti. Anche le nostre società nella parte opulenta del pianeta
continuano a cercare di sfamare i propri bisogni attraverso la concretezza dei consumi, ma questo è mortifero. Questo annulla l'essenza stessa della vita su questo pianeta. Quello che invece Gesù propone, questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Entri, cioè, nella dimensione della consapevolezza della vita eterna, del mistero della morte e resurrezione, che è mistero ma fatto concreto allo stesso tempo. Gesù è risorto. È autenticamente, concretamente risorto. Il Verbo si è fatto concretamente carne e abita in mezzo a noi. Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo, la carne per la vita del mondo. Altro passaggio straordinariamente capace di farci riflettere, se abbiamo intenzione naturalmente di riflettere, e questa intenzione si traduce proprio nel superamento di noi stessi, di questa apertura trascendente ad accogliere questa realtà di un pane che appunto è per la vita del mondo, non solo per ciascuno di noi, anche per ciascuno di noi, ma in una prospettiva autenticamente ecologica, di ecologia profonda. E quindi oggi siamo chiamati a meditare su queste intense parole di concreta antropologia, nella quale ci apriamo ad accogliere l'istruzione che Dio ci fa, proiettandoci nella dimensione della vita eterna, della salvezza, in questo mondo, nella incarnazione della vita stessa. Buona giornata a tutti.